Eccoci qua. Dopo un bel po' di tempo che non mi facevo vivo sul canale, ho deciso di fare un altro video per farvi vedere la sostituzione praticamente della pompa freno che potrebbe andarvi bene anche quando eventualmente dovete sostituire l'olio della pompa del freno. Ho deciso di, infatti vedete che ho già tolto le manopole, ho già smontato i blocchetti, vi faccio vedere un po' più da vicino, ho già smontato i blocchetti dei pulsanti perché voglio cambiarli, ho in mente un bel restyling per quest'anno del mio Sporty. Allora sostituirò la pompa del freno con una più piccola che ho preso da Motorcycle Storehouse. Sotto il video vi metterò il link e vedrete anche il tipo di pompa che ho deciso di prendere, il tipo di comandi che ho deciso di prendere. Cambierò anche la pompa nell'altro lato della frizione, infatti vedete che ho smontato anche quel blocchetto là di comandi e andrò a sostituire i blocchetti originali di comandi con un blocchetto più piccolo a destra. Metterò solo la freccia destra. A sinistra metterò freccia sinistra e clacson, due pulsanti. Le manopole penso di tenere le Diamond Black che avevo su originariamente. Ho comprato un blocchetto per attaccare l'acceleratore, quindi per far passare dentro il cavetto dell'acceleratore. Andrò a togliere i due cavetti dell'acceleratore perché in questo caso me ne basterà solo uno. Anzi, a dire la verità non ho ancora deciso perché comunque il blocchetto per far passare dentro i cavi dell'acceleratore l'ho preso da due fili, però può essere che ne metta su uno solo, vediamo, anche perché comunque in Italia non sono obbligatori i doppi cavi, per cui potrei decidere di toglierne uno e lasciare su solo quell'altro. Il serbatoio vedete anche non è il mio originale è quello là sopra, infatti vedete che ha la grafica da Sportster da 1200S, ho deciso di tenerlo e di non carteggiarlo e riverniciarlo e comunque ne ho preso uno un po' più piccolo da 8 litri. Allora, questo l'ho preso proprio questa mattina a Montegaldella, in provincia di Vicenza, ad uno swap meet. Swap meet praticamente sarebbero quei mercatini di scambio di pezzi di ricambio, scambio e vendita di pezzi di ricambio. In America sono molto diffusi, stanno avendo un po' di successo anche qua in Italia, però siamo ancora ben distanti dall'avere la partecipazione e il volume di mercato che c'è in America. Comunque ho preso questo 8 litri qua, ha questo tipo di grafica, sono un po' al momento indeciso su cosa fare perché mi è stato detto che questa grafica da un amico è un po' particolare e bisogna darci un attimo un occhio perché potrebbe essere un serbatoietto abbastanza ricercato. Comunque vediamo prossimamente. Al momento monta questo rubinetto qua che me lo sono fatto regalare praticamente dal ragazzo che mi ha venuto il serbatoio, però ho comprato comunque un secondo rubinetto che sarebbe questo qua, che è come quello che ho su io al momento sul mio serbatoio. Questo qua vedete ha anche questa valvola, chiamiamola valvola qua dietro, con questo piccolo tubicino qua che entra. Questo serve per regolare l'anticipo e l'erogazione della benzina in anticipo dalla centralina. C'è un tubicino che va ad un sensore che va attaccato direttamente alla centralina e un altro tubicino che va attaccato al carburatore. Nel caso in cui abbia bisogno di più benzina o meno benzina, regola l'apertura del serbatoietto e quindi la fuoriuscita del carburante. Comunque penso di montare quello, questo qua me lo sono fatto dare perché è un po' più vecchiotto, mi piace un po' di più, comunque vedrò prossimamente cosa fare. Devo ripassare all'interno del manubrio i cavi perché al momento ci sono ancora i vecchi cavi per tutta la pulsanteria originale,
sono i vecchi cavi attaccati ancora con i connettori. Penso di togliere tutto, rispilare i cavi e passare solo i cavi che mi interessano. Per cambiare, tornando al discorso di prima, per cambiare l'olio dei freni, ho bisogno di fare un piccolo lavoretto. Vediamo se riesco ad alzare tutto il discorso. La tecnologia, portate pazienza se vedete tutto un po' vibrare. Ok, eccolo qua. Ok, allora, per cambiare l'olio dei freni devo prima di tutto aprire questo coperchietto. L'olio esce da questa valvolina qua, praticamente è coperta da un tappo di plastica. Tolto il tappo, vediamo questo raccordino qua, ha il passo da 3/8. Questo è il serbatoio originale, è tenuto fermo da due viti a croce, per cui svito le viti. Allora rimetto un attimo, che rimetto la fotocamera sul cavalletto, questa parte l'ha messa a fuoco. Ok, allora svitiamo, anzi, prima di tutto l'olio del serbatoio, l'olio dei freni è corrosivo in una maniera spaventosa, per cui proteggo bene quello che voglio salvaguardare, in questo caso il manubrio. Eventualmente proteggete anche la carrozzeria in generale, per cui serbatoio, forcelle, parafango, eccetera eccetera. Io devo cambiare tutto il blocchetto, per cui non mi interessa proteggere il nero della leva. Andiamo a togliere il serbatoietto. Ok, qui dentro c'è la membrana, che è questa parte qua di gomma, vedete, che è molto morbida e serve appunto perché quando io schiaccio la pompa del freno, il freno va all'interno dei cavi per schiacciarmi i pistoncini delle pinze. La membrana è molto morbida perché risucchia aria dall'esterno, però non mi fa entrare polvere all'interno dell'olio e non la fa mescolare con l'olio. Okay. L'olio all'interno vedete che non ha un bel colore perché appunto è vecchiotto, adesso non c'è molta luce, comunque è abbastanza, non è limpido come quando esce dalla boccetta. Al momento dovrebbe esserci dentro un DOT 5, che è il più viscoso. Ok, allontaniamo un attimo e vi faccio vedere tutta la moto, anzi vi faccio vedere questa inquadratura qua, poi capirete perché. Ho bisogno di una bacinella, quella qua, che mi servirà per la raccolta dell'olio. Ho bisogno di una chiave da 3/8 per andare a svitare la vite che mi faceva da valvolina prima, e di un tubicino che andrà a raccogliermi l'olio che uscirà appunto da questa valvolina. Eccolo qua. Allora, ho inserito. Ok. L'olio di freni non è come l'olio motore, è molto più fluido, sembra quasi olio d'oliva. È più viscoso, ha anche un odore molto diverso, il gusto non lo so e non ve lo dico, e non lo proverò mai. Comunque si vede anche mischiando in questa scudelletta qua, ho sia olio motore che olio del freno. Si vede che comunque restano separati e che hanno una viscosità diversa. L'olio di freni
ha bisogno dell'olio di Fremi. Ci sono degli oli particolari, vengono denominati con la sigla DOT e poi i numeri che vanno dal 3 al 5 generalmente per le moto. Io nel Vape Intruder avevo il DOT 3, questo qui dovrebbe essere un DOT 5. La nuova pompa del freno c'è scritto sulle caratteristiche che utilizza un DOT 4, per cui sì, poi varia anche a seconda del tipo di pinza e del tipo di pistoncini e del tipo di pompa, per cui si varia un po' da modello a modello. Andiamo a vedere il procedimento, anzi, prima vi faccio vedere come ho collegato la cannetta e come ho posizionato la chiave. Allora, ho infilato prima la chiave all'interno della valvolina che dicevamo prima, questa è la chiave da 3 ottavi. E poi ho infilato sopra la cannetta che va all'interno, va a svuotare l'olio all'interno della bacinella. Devo fare alcuni passaggi per svuotare l'olio. Il primo è tiro la leva del freno, in modo da mandare in pressione l'olio all'interno del cavo. Apro, svito la vitina e vedete che l'olio esce dalla cannetta. Chiudo la valvola con la chiave, per cui riserro la valvolina e mollo il freno. Cosa è successo? Ho spinto l'olio all'interno del cavo. Ho aperto la valvolina in modo da far uscire l'olio in eccesso. La pinza ha avuto. Allora, quando io tiro la pinza, arrivo a un certo punto che c'è un fine corsa perché ho tutto l'olio in pressione. Quando io apro la valvolina, la pinza continua la pressione perché ovviamente trova uno sfogo. Per cui vedete che la pinza si chiude ancora di più. Scusate. La leva si chiude ancora di più. Quindi io tiro di nuovo la leva, apro il mio rubinetto, la leva ancora più gioco, si chiude di più, stringo la valvolina e mollo la pinza. Devo seguire esattamente questi 3 passaggi in questo ordine. Se io in questo momento aprissi la valvola, non succederebbe niente. Nel momento in cui io apro la valvola, e poi successivamente vado a spingere, non succede niente cioè per il momento non succede niente. Il problema arriva quando io non ho più olio all'interno della mia pompetta. Quando io non ho più olio all'interno della mia pompetta, vado a spingere aria all'interno del tubo e questa non è una bella cosa, nel momento in cui io devo andare a sostituire l'olio. In questo caso io devo svuotare completamente l'olio. Devo svuotare completamente l'olio dai tubi perché devo sostituire la mia pompetta e comunque voglio cambiare olio perché è vecchiotto. Allora, se io dovessi mettere un nuovo tipo di olio all'interno della mia pompetta, nel momento in cui vedo che all'interno del serbatoio dell'olio, dopo che ho fatto tutti questi passaggi, quando vedo che l'olio è completamente finito all'interno della mia pompetta, aggiungo l'olio nuovo per sopra, per cui vedrò comunque che mi sarà cambiata la viscosità, cioè vedrò il colore dell'olio diverso perché questo è appunto opaco, l'olio nuovo è abbastanza trasparente. E allora riempirò con l'olio nuovo e andrò a ripetere tutti i passaggi, stando attento ovviamente che non finisca aria all'interno dei tubi. Dal momento in cui aprendo la valvolina qua sotto vedrò che non uscirà più l'olio vecchio, ma uscirà il nuovo olio, ovviamente sempre perché devo controllare la differenza di viscosità di colore dell'olio. Chiudo e vuol dire che ho cambiato completamente l'olio all'interno dei miei tubi. Andrò a portare a livello l'olio all'interno del serbatoio e andrò a chiudere di nuovo il mio serbatoio. Sarebbe una buona cosa quando cambio l'olio
dei freni, di cambiare anche la membrana, soprattutto se è parecchio datata come la mia. Io in questo caso andrò a cambiare completamente il blocchetto del freno, la pompa del freno, per cui la membrana sarà nuova e quindi non avrò più problemi. Sarà meglio cambiarla perché appunto una membrana vecchia potrebbe essere crepata, potrebbe lasciare entrare polvere che andrebbe a mescolarsi con l'olio e che andrebbe a darmi problemi all'interno della pinta, perché potrebbe formarsi dell'olio, dello sporco mischiato all'olio all'interno dei pistoncini, per cui non potrebbero chiudere il freno nel modo esatto e quindi mi creerebbero dei problemi frenando. Andiamo avanti a fare questo procedimento finché non avrò svuotato tutto l'olio. Adesso vi faccio vedere da vicino come si comporta l'olio all'interno della cannetta quando tiro la pompa del freno e apro, come dicevo, la valvola. Aspettate che abbasso un attimo fotocamera in modo che riusciate a vedere decentemente. Eccolo qua. Vediamo se riuscite a vedere il colore e l'olio che esce. Allora, così dovreste avere una bella visuale. Adesso tiro la leva del freno, apro la valvolina e vedete che l'olio esce. Chiudo la valvolina e mollo la pompa del freno. Ripeto l'operazione, 1, 2, chiudo e lascio. Tiro la leva, apro la valvolina, chiudo la valvolina e apro. Qua sta andando un po' dove vuole l'olio all'interno della vaschetta. Ok, pian pianino si svuota la vaschetta. Devo stare attento soprattutto perché non voglio far entrare aria all'interno dei tubi nel momento in cui io devo andare a sostituire l'olio all'interno della pompa. Una volta che poi ho sostituito la pompa del freno e ho comunque tutti i tubi svuotati, perché voglio cambiare completamente l'olio all'interno del freno, non faccio altro che tenere la leva. Allora, uno dei metodi più veloci utilizzati è quello di buttare l'olio, di riempire il serbatoio dell'olio, chiuderlo ovviamente bene con la sua membrana, tirare la leva del freno finché non vedo che l'olio comunque mi esce dalla cannetta. Una volta che l'olio è uscito dalla cannetta, non è detto che i tubi dell'olio siano pieni di liquido, ma potrebbero esserci, come spesso accade, potrebbero esserci delle bolle di aria. Cosa faccio? Devo ricordarmi di legare praticamente. Tiro la pompetta dell'olio e la lego al manubrio in modo che resti tirata. In questo caso ho la pompetta dell'olio completamente, ho il serbatoio dell'olio che è in comunicazione con i cavetti, nel senso che l'olio che c'è all'interno della pompetta è in comunicazione col tubicino. Lo lascio tirato per tutta la notte in modo che le bolle pian pianino escano fuori, e per gravità ovviamente le bolle vanno verso l'alto e quindi escono fuori e escono dentro il serbatoio dell'olio. Faccio questo procedimento per 2 o 3 giorni se ho la moto ferma possibilmente, in modo da
cioè il giorno seguente, allora il giorno seguente entro in garage, mollo la leva e la lascio riposare un attimo, do 3-4 schiacciate alla leva in modo da buttare di nuovo in pressione l'olio all'interno del tubo, la tengo premuta verso il manubrio, la rilego e la lascio rilegata per un'altra notte, in modo da far spurgare bene l'aria che mi esca bene dentro il serbatoio. In questo caso dovrebbe essere completamente, dovrebbe aver completamente cambiato l'olio. Esistono delle pompette che servono da mettere dove praticamente io ho attaccato questo ciubicino, ci sono delle pompette che io li attacco lì e mi risucchiano l'olio da dentro il serbatoio, da dentro il serbatoio che c'è sul manubrio, in modo da non lasciarmi bolle, all'interno dei tubi. Io purtroppo quella pompetta lì non ce l'ho e quindi uso il buon vecchio metodo old school. Non vorrei essermi sbagliato, ma questo dovrebbe essere. Allora, non ne sono sicuro al 100%. Quello che ho spiegato è quello che ho imparato io in questi anni. Non vi do la certezza piena di tutto quello che vi ho detto in questo video, eventualmente nel prossimo vi darò conferma. Questi sono i lavori che ho fatto, che devo fare. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi sia utile, che vi sarà o che vi sarà utile. E comunque ci rivediamo quando mi arriveranno i comandi, vi farò la recensione, vi farò vedere come sono e le modifiche che dovrò andare ad effettuare. Per il momento questo è tutto, come si dice di solito nei video. Per cui buona giornata e spero vi sia piaciuto il video. In questo caso condividetelo, mettete il famoso mi piace e commentatelo, fatemi sapere se appunto vi è stato utile, se ho detto delle castronerie o se quello che ho spiegato può andare bene. Ciao a tutti. Piccola premessa. Allora, il freno anteriore. Per far sì che si accenda la luce, andava ad azionare questo piccolo interruttorino che si chiama switch, presente all'interno del blocchetto dei comandi che vanno attaccati sul manubrio del lato destro. Questo pulsantino qua, che vedete, che schiaccio, andava in battuta sulla leva del freno e con la leva del freno a riposo il pulsantino restava schiacciato. Questo è un contatto normalmente chiuso. Cosa vuol dire? Che a riposo, cioè così, cioè il contatto a riposo vuol dire praticamente quando io tiravo la leva il pulsantino veniva in fuori e il contatto all'interno di questo pulsantino è un contatto chiuso per cui mi accendeva la luce. Nel momento in cui io vado a rilasciare la leva in modo che i miei freni non siano azionati, questo pulsantino veniva schiacciato dalla leva, il contatto al suo interno si apre e quindi la luce si spegne perché con contatto aperto la corrente all'interno del circuito non passa. Il problema qual è? Che io ho cambiato le leve e ho messo quelle pseudo custom tech. Quelle leve lì non hanno all'interno nessun tipo di contatto elettrico. Allora ho risolto questo problema con questo metodo praticamente. Ho comprato questo sensore che è un sensore di pressione, ha il filetto da 3 ottavi attaccato, vedete ci sono questi due fili con questa guaina, finisce con dei fastom già precablati e all'interno del kit ci sono questi altri due fastom. L'ho comprato da Motorcycle Storehouse tramite il mio meccanico di fiducia questo è il codice della Goodrich e appunto Banjo Windbreak Switch.
Stainless steel, banjo bolt with switch, praticamente sarebbe appunto il sensore di pressione con attaccato l'interruttore appunto per attaccarmi il sensore del freno, per attaccarmi la luce del freno. Questo contatto, a differenza di quello che c'era nel blocchetto, è un contatto normalmente aperto, perché a riposo, praticamente con la leva aperta, con la leva lasciata del freno a riposo, vuol dire che io non tiro il mio freno per azionarlo. Il contatto all'interno è un contatto aperto, per cui il circuito della lampadina sarà aperto, per cui la mia lampadina del freno resterà spenta. Nel momento in cui io vado a tirare la leva del freno per azionare i freni, il sensore qui dentro sentirà la pressione che io sto esercitando sul liquido dei freni, mi farà chiudere il contatto e quindi mi farà sì che il circuito della lampadina del freno si chiuda e quindi la lampadina si accenda. Per attaccare questo sensore ci sono praticamente due modi. Il primo modo è attaccarlo direttamente sulla pompa, che è quello che andrò a fare io. Andrò a svitare il raccordino da 3 ottavi che c'è già in dotazione con la pompa. Vedete che in questo raccordino ci sono anche queste rondelle qua. Queste sono rondelle un po' particolari, sono fatte apposta per essere utilizzate in circuiti oliodinamici. Sono delle rondelle di acciaio al cui interno c'è una guarnizione di gomma saldata. Questo serve per far sì che tutti i vari raccordi aderiscano bene l'uno con l'altro e l'olio non trafili fra un raccordo e l'altro. Per cui andrò a mettere la guarnizione all'interno del mio raccordo, una guarnizione sola, poi andrò a inserire l'altro, il raccordino che andrà a portarmi questo praticamente, che è quello che adesso vedete che ci ho messo un po' di nastro isolante perché non voglio sporcare di olio dei freni in giro, non voglio sporcare il manubrio o comunque le parti della moto che vanno a contatto. E questo comunque è il raccordino che va a portare che va a portare l'olio dei freni su questo altro raccordo a T che c'è qua sotto, dopodiché va alle due pinze. Io ho l'XL 1200S che ha il doppio disco dei freni. Qua vedete sporco di olio perché quando ho svuotato l'olio dei freni per togliere i tubi ho sporcato un po', comunque con un po' di diluente lo pulirò per bene. E niente, andrò a sostituirlo. Ci va praticamente questo raccordino qua, ci va la rondella, poi metterò l'altro raccordino attaccato al tubo che abbiamo visto sul manubrio e poi metterò quest'altra rondella qua, subito dopo il raccordino, dopodiché andrò ad avvitare tutto all'interno della mia manopola. Il secondo sistema che vi dicevo per accendere la luce dei freni è quello di prendere quel sensore lì oppure un sensore simile che potrebbe essere anche quello utilizzato ad esempio per la pompa posteriore che è leggermente più piccolo e andare a posizionarlo qua sotto. C'è un piccolo problema però, che dovrei fare una cosa parecchio artigianale, nel senso che io ho già un raccordo a T per appunto raccordare i tubi dell'olio. Se avessi avuto una pinza sola del freno avrei potuto sostituire mettere in questo punto qua un raccordo a T e sul foro libero mettere uno di quei sensori là, anche se comunque avrei dovuto utilizzare una riduzione perché quel raccordo è da 3 ottavi, mentre questo mi sembra che sia da un quarto, per cui non è proprio la stessa cosa. Ecco, allora vi faccio vedere come metto la macchina sul cavalletto, ok. E vi faccio vedere il collegamento del tubo. Allora, intanto partiamo con il togliere il nastro isolante. È sempre una cosa fastidiosa che però va fatta. Allora,
Eccolo qua. Bene. Allora, come vi dicevo prima, raccordino, la prima rondella inserita, poi vado a mettere, a passare il raccordino all'interno dell'altro, il sensore all'interno del raccordino, vado a mettere la seconda rondella e andiamo ad avvitare il sensore. Se provo a girarlo, vediamo cosa succede. Voglio vedere come viene girando il raccordo attaccato al tubo. Perché vedete, il raccordo ha questa curva, non va giù dritto, ma ha una curva leggermente a sinistra. Vediamo se riesco a girarlo. No, è un casino. Niente, lo lascio così. Devo provare a girarlo, magari seguiva meglio un po' il profilo del manubrio, ma vabbè, lo stesso. Ah, tutti questi raccordini qua li vendono anche neri. Il problema è che dovrei cambiarli tutti, è una bella spesa, insomma, comprarli tutti. Con una chiave da 9 sedicesimi dovrebbe essere la sua, ma mi sa che è anche in passo metrico. Potremmo usare i 14, sì, è in passo metrico. Per cui con una chiave fissa da 14 vado a tirare il mio raccordino. Ok, non devo tirarlo troppo perché la vite all'interno è forata. È forata un po' come quella delle teste. Degli schiaffi delle teste. Se non avete presente come sono le viti degli schiaffi delle teste, ne prendo uno e ve lo faccio vedere subito. E così è anche più grande il sensore, vi faccio capire come funziona. Allora, questa è una vite dello schiaffo delle teste. Per tirarla serve una chiave da 3 quarti, sempre in pollici. Praticamente vedete che è una vite forata. È forata e in più c'è anche questo foro qua. Allora, se ve lo faccio vedere, ok, qui nella parte in cui c'è il foro, questa zona qua, vedete che è più stretta rispetto a questa parte subito dopo la testa della vite e a questa parte dove c'è il filetto. Questo perché in questo punto io vado a inserire quel raccordo che mi porta il tubo, che mi porta l'olio, in questo caso l'olio del freno, in questo caso i vapori di olio che si formano all'interno delle teste quando c'è lo scoppio della benzina. Vanno a portarmi praticamente l'olio, diciamo, passa dentro questo foro e c'è questo raccordo che è formato da una specie di capocchia con un tubo. La capocchia resta più grande, per cui l'olio da questo buco passa tutto attorno. Non importa dove il foro è girato, cioè non è che per forza il foro deve essere questo foro qua, deve essere girato in basso verso il tubo. Ma può rimanere anche in alto. Infatti, quando io giro col mio raccordo che mi copre questa zona, io non riesco a capire dove va a finire questo buco, a meno che non mi segni la vite. Ma a me comunque non interessa perché, appunto, il raccordo, questo raccordo che porta l'olio all'interno del tubo, è più grande di questa zona qua della mia vite, per cui l'olio circola tutto all'interno, l'olio o il liquido in generale circola tutto all'interno del raccordo fino a che non scende attraverso il tubo.
Ecco, questo raccordo qua che io ho inserito è identico a questo, solo che è più piccolo. Per cui avete capito, vi ho spiegato anche come funziona. Per cui vi ho spiegato anche come funziona. Allora, da questo tubo escono questi due tubi, escono questi due fili qua. Ci sono già dei fastom attaccati che a me non servono, per cui li taglio. C'è questo pezzo di guaina, non so se è guaina termorestringente oppure se è, no, ma mi sa, dallo spessore deve essere una guaina di gomma di protezione. Ecco, questi sono i miei due fili. Io cosa faccio adesso? Ho portato fuori dal manubrio questi due fili qua. Qua sotto c'era il vecchio foro. Adesso vi faccio vedere il manubrio. Allora, ci sono sotto il manubrio. C'è questo foro qua che era quello da cui passavano prima i cavi del blocchetto. Praticamente cosa faccio? Infilo intanto una guaina termorestringente qua all'interno di tutto il mio cablaggio. Ne fisserò una anche più grande qua sopra in modo da coprirmi questo cosetto rosso qua che praticamente che mi spunta dal raccordo, diciamo. Questo pezzettino qua rosso andrò a coprirlo con la termorestringente. Andrò a saldare questi due fili ai due fili che ho portato fuori del sensore del freno e comunque ovviamente tutto sarà ricoperto anche questo da guaina termorestringente in modo che i filetti non passi dentro acqua, non passi dentro umidità, comunque siano le giunzioni, diciamo, siano il più possibile protette. E poi andrò a tirarli dentro, li farò passare dentro il mio manubrio in modo che non si vedano. Ecco, per cui adesso vado a fare il lavoro, questo l'ho tirato abbastanza e dopodiché andrò a riempire di olio la pompetta e vi spiegherò il procedimento per riempire di olio tutti i tubi. Ho collegato i fili, li ho saldati all'interno di questa guaina termorestringente. Come potete vedere qua, per coprire il pezzettino rosso che c'era in fondo, prima ho dato l'ho colorato con il pennarello nero indelebile per evitare comunque che il bordino si vedesse, eccetera, eccetera. E poi ci ho messo dei pezzi di termorestringente, siccome mi serviva un diametro bello grande, ho messo questi tre pezzi diversi di termorestringente. Il primo comunque è lungo, mi serviva per coprire tutto fino all'interno del filo del manubrio. Poi ho messo quell'altro pezzettino che vedete qua che mi serviva solo da invi solo per far spessore praticamente e quello più grosso, l'ultimo, che mi serviva per coprire il sensore vero e proprio colorato di rosso. Qua vedete ci sono dei pezzi di filo che non hanno la termorestringente, ma diciamo che non mi interessa niente perché quello che interessa a me è proteggere i fili nei punti in cui i fili passano all'interno del manubrio. Cioè qua sotto che c'è il foro praticamente che praticamente con le vibrazioni il filo andando a battere diciamo dove c'è il foro con le vibrazioni potrebbe tagliarsi, segarsi e andare a massa, per cui mi andrebbe in corto. Allora ho messo la termorestringente in modo che comunque questo pezzo qua vada questo pezzo qua di termorestringente si trovi più o meno all'incirca del mio foro e quindi i fili siano protetti. E poi andrò a metterne un altro. Andrò a mettere un altro pezzo di termorestringente qua sotto dietro i riser dove c'è l'altro foro di uscita dei due filetti che poi attaccherò insieme ai tre fili che escono dal fanale e che vanno dentro insieme agli altri fili insomma che vanno nel sottosella.
aspettato che la termoristringente si raffreddasse un attimo, perché se resta troppo calda, quando poi vado a passarla all'interno del tubo, all'interno dei fori sul tubo, mi si rovina. Per cui ho aspettato che si raffreddasse un po', adesso con calma e con pazienza posso infilarla dentro. Devo andare con calma e un po' spingo e un po' tiro, altrimenti andrebbe a rovinarsi. Qua cerco di tirarlo, non dico il più possibile, ma quasi, in modo che sì, resti meno filo possibile visibile. Per carità, non è bellissimo come effetto, però eventualmente ci metto una fascettina qua, tanto che stiano fermi e che non si muovano. Ok, fascetta da elettricista, inseriamo bene la guaina e la fermiamo. Magari mettiamo l'aggiuntura qua dietro che non si vede. Ok, ecco, vedete, questo è il risultato. Allora, se uno va a metterci l'occhio, chiaro che non è bellissimo da vedere. Cioè, i comandi sono stupendi, le manopole ci stanno. Sì, questi cavi cromati con raccordino e col tubo che ci fa questo giro qua non è proprio uno spettacolo. Sì, però il male minore, diciamo, ecco. Qua in basso, vediamo se riesco a zoomare un attimino. Ecco, vedete lì che ci sono questi i due filetti che escono, questi due qua che escono da sotto il manubrio. Vado a spingere la termorestringente in modo che vada all'interno del manubrio e vado a nascondermi i filetti. Anche qua un po' di pazienza. Eccolo qua. Così non vanno a segarsi. Ok, vediamo se si vede meglio. Allora, vedete, se riesco a girare un attimo l'inquadratura, eccolo lì. Allora, qua dietro ci sono quest'altra guaina qua, che è quella dei fili che escono dal mio fanale. Vado, gli do una botta di phon per stringerla bene, dopodiché infascetterò sempre con una fascetta elettricista qua dietro insieme, e i due filetti, poi i due cavetti, diciamo, poi mi faranno questo giro qua. Eccoli, sono questi due qua, eccoli qua, uno e due, che andranno dietro andranno dentro questa calza. Dopo di sì, dovrò finire di comunque collegare tutti gli altri, sistemare anche tutti gli altri fili, e andranno dentro questa calza e poi andranno a finire nel sottosella insieme a tutti gli altri. Do una botta di fo, metto le fascette e vi faccio vedere il lavoro finito. Passato il phon, stretta bene la termorestringente e infascettato tutto. Allora, vedete che il filo esce dal manubrio, è attaccato lì con una fascettina all'altro filo che esce dal fanale e fa questo giro qua. Eccoli qua, sono questi due qua i fili. Ovviamente sistemerò tutto bene, dovrò mettere questo sotto il serbatoio,
fra il canotto e il serbatoio, sempre con delle fascette, e poi sistemerò anche il casino che c'è qua dentro. Ecco, adesso vediamo il discorso pompa olio e olio. Vediamo se riesco a farvelo vedere bene. Ok. Allora, questo è, un attimo che sistemo il cavalletto. Ok. Eccolo lì. Allora, ho bisogno prima di tutto di stracci. Ho bisogno prima di tutto di stracci, perché l'olio dei freni è abbastanza corrosivo. Per cui dovrò proteggere tutto quello che sta attorno alla moto e la moto ovviamente. Allora, qua, ok, sotto un altro po'. Le frecce, parafango della ruota anteriore. Ok. Allora, apriamo. Ci sono delle viti a stella che mi chiudono la pompa. Tolgo le viti e poi vi spiego la pompa. Allora, la pompa è formata da una membrana. Il tappo della pompa ha questa membrana qua. Vedete? Cosa serve la membrana? Serve per far sì che all'interno, quando io tiro, schiaccio il freno, l'olio che c'è all'interno della pompa viene spinto dentro i miei tubi fino alle pastiglie, fino, scusate, alle pinze delle pastiglie sulla ruota. Quando io schiaccio, ovviamente l'olio che c'è all'interno, che c'è qua dentro, scende. E ovviamente devo colmare la depressione che si crea all'interno della pompa. L'unico modo per colmare questa depressione creata è risucchiare aria. Il problema è che se io risucchio aria, va dentro polvere o pulviscoli, vanno all'interno della pompetta e si impastano con l'olio. Se mi si impastano con l'olio, vanno a crearmi dei problemi ai pistoncini delle pinze dei freni. E è un problema perché a lungo andare potrebbero bloccarsi questi pistoncini o comunque potrebbero crearmi dei problemi alla frenata. Allora, cosa succede? C'è questa piccola questa membrana all'interno della mia pompa che mi fa sì, vedete, è leggera e si riesce a premere, in modo che quando io creo questa depressione, la membrana mi fa da isolante fra l'aria e il liquido di freni. Questa viene risucchiata dalla pompa e l'aria va fra la membrana e il tappo, per cui io non avrò nessun problema a far scendere il mio olio all'interno della pompa, all'interno dei tubi che vanno alle pinze. Questa pompa richiede un olio un DOT 4,
che è l'olio classico anche che va all'interno delle pompe di freni. Non è lo stesso olio del motore, ma è un olio ben differente, è molto più fluido ed è fatto apposta per l'olio di freni. Bisogna stare all'occhio perché è molto corrosivo. Per cui se va, sulla vernice, sono problemi. Allora cosa faccio intanto? Lo verso e riempio la mia pompetta. Ok. Adesso, quando io premo, non so se riuscite a vedere, vediamo. Quando io premo la pinza piano perché potrebbe schizzare fuori, vedete che si creano delle bolle. Queste bolle sono formate dall'aria contenuta all'interno del tubo. Quando io pinzo, mando l'olio all'interno del tubo e l'aria mi fuoriesce. Devo pinzare piano, altrimenti queste bolle uscirebbero troppo velocemente e mi schizzerebbero l'olio in giro. Facendo questo movimento è un lavoro purtroppo bello lungo. Facendo questo movimento io vedo il livello dell'olio che un po' alla volta cala. Ecco, niente, non vi tengo qua un'ora per vedere queste cose e ci vediamo una volta che avrò finito di fare tutto il procedimento. Velocizzare un po' le cose, ho fatto in questo modo. Praticamente ho fatto come l'ultima volta, come quando ho svuotato le pinze e i tubi dell'olio. Ho collegato il tubicino allo scolo praticamente dell'olio. Ho messo la chiave da 3 ottavi sulla valvola, ovviamente bacinella per recuperare l'olio e aprendo leggermente la pinza, adesso vedete sta uscendo ancora, è uscita ancora dell'aria. Aprendo la pinza ho dato una pompata e praticamente in questo modo butto fuori, butto dentro olio in modo che vada, i tubi vadano bene a riempirsi. Chiudo la valvola e riapro e mollo la pinza. Da quando fa allora, questo ovviamente mi lascia comunque dell'aria dentro, infatti vedete che quando io apro e chiudo la pinza comunque esce dell'aria che è rimasta all'interno dei tubi. E questo è un procedimento che purtroppo è bello lento e bisogna farlo per non incorrere in problemi quando andiamo a pinzare per bene i nostri freni quando siamo in marcia. Devo fare la stessa cosa, voglio farla anche sull'altra pinza perché, come sapete, io ho 2 dischi dei freni, per cui sia l'ho fatto sulla pinza destra, andrò a fare la stessa cosa sulla pinza sinistra. Sempre ovviamente per spurgare il più possibile dall'olio. Bene, ho spurgato entrambe le pastiglie di freni. Adesso non faccio altro che
siccome ogni tanto bisognerebbe dargli un tiro, non faccio altro che tenere la leva tirata e la lego con un po' di filo. In modo che resti tirata per bene. Ok, da qua non si muove. Adesso ci metto sopra il tappo e la lascio qua che spurghi fuori per gravità un bel po' di aria. Cosa vuol dire per gravità? Vuol dire che il liquido, essendo più pesante, va verso basso e mi spinge le bolle fuori. Devo lasciarlo lì un bel po', sono le 8:30, io direi che potrei anche andare a mangiare e veniamo qua più tardi per vedere se si è abbassato ancora il liquido di freni, vuol dire che ha spurgato fuori un bel po'. Bene, cambio dell'olio è finito. Se ci sono altre novità vi farò sapere più tardi e eventualmente il video finisce qua. Ci vediamo al prossimo video. Buona serata a tutti, grazie di avermi visto, eventualmente condividete e mettete un like, commentate, chiedetemi pure e spero che vi sia piaciuto. Buona serata a tutti.